un giorno importante per Margherita, parliamo di lei quest'oggi a vita. Io sono ancora qua, è il libro che parla della sua storia. Sembrava la fine del mondo, ma sono ancora qua. C'è tutto, c'è da praticamente da quando sono nata, da quando ho iniziato a lottare, da quando sembrava che tutto potesse migliorare, invece poi è peggiorata di nuovo, poi ci sono le varie delusioni sia a livello amoroso, sia a livello di amici, sia poi non vi posso raccontare tutto perché si leva la suspense al lettore. La vita è una guerra per Margherita che combatte dalla nascita, ma che però non perde il sorriso. Adesso che ha 40 anni, la sua vita è un libro scritto da Filippo Moretti, il suo percorso, la disabilità dopo un parto gemellare difficile e il sogno di correre che non l'ha mai abbandonata. Io vabbè, sono nata a parto gemellare con il mio fratello gemello che ora sta benissimo e ovviamente non ha avuto nessun problema, e invece la mia vita è iniziata già con dei problemi, però io diciamo che appena ho avuto poi la possibilità, quindi a 6 anni, ho iniziato poi a fare tanta riabilitazione fino all'età praticamente di 12 anni, dove poi sono dovuta andare in Francia a fare delle operazioni, dove tutto sembrava che praticamente andasse bene. E poi all'età di praticamente dai 12 ai 18 anni ho potuto camminare con l'ausilio delle stampelle. Camminare poi non riuscirci più per una terapia sbagliata che l'ha costretta su quelle ruote. È il dramma per una ragazza giovane che ha rischiato di abbatterla definitivamente, ma alla fine ha vinto lei, Margherita, che le gambe per correre le ha trovate nell'associazione I Maratonabili, scoprendo anche che correndo insieme è più bello. A 19 anni, nell'età migliore praticamente, un errore medico per delle infiltrazioni di cortisone ma mi ha portato sopra una sedia a rotelle. Ecco, e lì vi devo dire la verità, è veramente iniziata lo sconforto, però piano piano ci siamo rialzati, piano piano abbiamo potuto conseguire una laurea in giurisprudenza, quindi le mie soddisfazioni me le sono comunque prese. Ho incontrato una grande associazione che è quella dei Maratonabili, con cui appunto vado poi a fare le maratone eccetera, che mi hanno dato una gran mano poi a riprendere in mano la vita e a continuarla. In copertina c'è una ragazza con una tuta proprio da corsa, un numero 10 che dice io sono ancora qua, quella sei tu. Cosa significa lo sport per te? Lo sport per me significa vita, perché grazie appunto a questi ragazzi dei Maratonabili io ho comunque potuto iniziare una nuova vita, perché tramite loro riesco comunque a vivere lo sport in maniera diversa rispetto a come l'avrei potuto vivere se avessi avuto ovviamente le gambe, però comunque sia riesco a vivere lo sport. Nel tuo futuro che cosa vedi, Margherita? E nel mio futuro prevedo un po' di tranquillità, sia con le ruote o senza ruote, perché comunque il mondo di oggi non è molto aperto a chi ha disabilità come la mia. Io sono pronta a lottare di nuovo e a voler raggiungere questi pochi obiettivi che ancora mi mancano per avere una vita perfetta anche se su 4 ruote.